Questo video è offerto da... Stava andando, sì, però la Roma non ha mollato, quindi al di là degli episodi ha comunque combattuto e lottato per un 2-2 forse molto importante per loro, vista la partita di Champions. È normale che se si guardano gli episodi, il rigore così e così, fuori gioco che parte comunque da un'azione di destro che stoppa con la mano la palla. Rammarico c'è, però purtroppo sono errori arbitrali, un giorno ci capiteranno a favore nostro, si sa, c'è una ruota, purtroppo oggi è andata male nella ruota. Paolo, come hai visto la differenza tra Roma e Juventus, visto che avete affrontato entrambe? Ho visto una Roma che comunque viaggia ad alti ritmi, con giocatori di grande profondità. La Juve è stata una partita diversa dove noi avevamo anche cambiato modulo. Ma oggi ha fatto un'ottima impressione la Roma, io credo che sta bene e può fare qualcosa di importante anche mercoledì. Ma per lo scudetto la classifica dice che Juve, Roma, Napoli sono quelle lì comunque alla fine che saranno destinate a lottare come l'anno scorso per lo scudetto. Per voi l'Europa questo è un sogno, ma dobbiamo restare umili perché comunque sappiamo le difficoltà che abbiamo trovato l'anno scorso. Questi sono punti utili, ma bisogna dare continuità per raggiungere prima una salvezza importante per il club, per sperare, no. Però ci serve la nostra mente nel salvarci con gioco e con mentalità.